Abbiamo Franco Cordova in collegamento. Franco. Ciccio, sì, ce l'abbiamo? Buonasera a tutti. Eccolo qua, Ciccio Cordo. Allora, buonasera a tutti. Hai scatenato un putiferio qui in studio perché Claudio Fontanini, quando gli ho detto che intervenivi, ah, il mio idolo, e va bene. Con Liborio Liguori eri compagno di stanza. Spinosi ci hai giocato 3 anni insieme. Ugolotti all'epoca era un po' più piccolino, però insomma, Franco Cordo lo conosco tutti. Sì, c'è Giorgio Martino, Mauro Macedonio, Antonio Maria Pietoso, insomma, Giulia Spiniello. È un parterre tua qui, va bene. Caro... È uno studio di amici. È uno studio di amici, tant'è che ti aspettiamo presto, te lo dico subito. Sì, sicuramente verrò, perché è una trasmissione simpatica. Allora, grazie tanto per il tuo intervento. Noi ti coinvolgiamo subito, perché insomma ti abbiamo visto allo stadio domenica scorsa a Roma-Sassuolo. Ti chiediamo subito un'analisi su quella che è la Roma di quest'anno, caro Ciccio. Noi ti chiamiamo ancora così, Ormai è rimasto Ciccio. Poi ci spiegherai magari perché qualcuno lo sa, qualcuno no, forse per i più giovani. Giorgio magari ce lo spiegherà bastante. Franco e Francesco. Ecco, allora è soltanto un diminutivo, è un appellativo. È come se si chiamasse Antonio e lo chiamassero Tony. Va benissimo. L'abbiamo chiarito una volta per tutti. No, c'è stato chiesto, ma perché c'è? Lo spieghiamo in diretta. Allora, caro Franco, che Roma è quella di quest'anno? Noi la stiamo già commentando, Ma io come al solito non sono d'accordo con nessuno lei. Mi dispiace, sono tutti amici miei, però io non sono d'accordo su niente. Cioè, qua bisognerebbe avere il coraggio di dire Garcia deve andare via. L'ho appena detto io. Ma io parlo anche della società, attenzione. Perché da quando è cominciato il campionato, dalla prima partita, cioè io ora mi rivolgo agli ex amici calciatori, che sanno che le prime partite di campionato le grandi squadre non sono ancora al massimo. Le squadre minori cominciano a fare punti, perché più punti fanno prima, meglio è. Allora, e già da allora è cominciata la tiritera di Garcia. La squadra non ha un gioco, la squadra non ha questo, bisogna fare il turnover. Allora Totti deve giocare, altra pippa incredibile. Totti perché non gioca, è trattato male. E siamo andati avanti così dalla prima partita. Non si capisce, cioè dalla prima partita il signor Garcia è sotto processo. Garcia è l'allenatore che avrebbe vinto 2 campionati se non avesse trovato una Juve superstar. 2 anni ha fatto dei punteggi, dei numeri incredibili di punti, con delle squadre diciamo neanche così fortissime. Ora quest'anno la Roma ha fatto una campagna acquisti straordinaria, pare, no? Tutti i giornali, tutta la critica, tutte le televisioni dicono che la Roma ha 2 squadre uguali, ma dove stanno? La Roma c'ha un portiere di riserva che De Santis, che si è liberato in queste 2 partite non più idoneo, quarantenne. C'ha Keita, 38 anni, non so quanti anni ha. 36. De Rossi a metà campo che c'ha l'età che c'ha. Totti c'ha 40 anni, quell'altro c'ha 50 anni. Cioè, ma dove stanno questi giocatori? A metà campo non c'hanno nessuno, ma dove stanno? Torosidis, Maicon. Allora io chiedo subito. Di che vogliono da Garcia? Cioè dovrebbe dire che l'ennesima volta la Roma ha fatto la campagna acquisti per chiudere in attivo. Vabbè. Punto. Cioè la grande squadra, ma dove sta? Allora, dove sta? Io coinvolgo subito i presenti in studio per chi volesse replicare a quello che ha detto Ciccio, oppure aggiungere qualcosa. No, l'ultima cosa e poi basta, poi parlate voi, che oltretutto questo allenatore si trova a combattere contro tutto e tutti, ma non mi sembra corretto, ma diamogli il tempo che ci vuole, poi a un certo punto
si faranno i conti e si vedrà. Su questo mi trovi d'accordo, però... su questo mi trovi d'accordo, veramente. Scusa. Anche su altre cose, esiste, però. Ogni partita che fa non ha giocato, ma che deve insegnare ai giocatori come De Rossi come stare in campo? E io ora mi rivolgo agli ex calciatori Spinosi e tutti. È perché il campo comandava l'allenatore, ecco. Il campo comandavano i giocatori che avevano certe cose, che indirizzava la squadra in un certo modo. Cioè, io parlo di Keita, che ha vinto 72, 100 titoli, 100 trofei, e che c'è bisogno di Garcia? E che c'è bisogno di Garcia? De Santis per fare la barriera, aspetta, sì. C'è di Garcia per mettere un cross messo bene in area di rigore. Ma diamoci una regolata, cioè lasciatelo perdere. Non chiudere, non chiudere, rimani con noi, altro minuto. Allora, Guido, però insomma, allora quello che dice. No, io penso che l'analisi che sta facendo, da quello che ho capito, è che i giocatori non sono a livello di una grande squadra. Questo è stato detto, cioè è il punto della pochettino. Rosa. Però torno a rivedere. È vero che negli ultimi due anni ha trovato una Juventus stratosferica, però è anche vero che l'anno scorso io sono andato a vedere qualche partita e onestamente la voglia di andare. 92 punti, Guido. Sì, ma la voglia di andarla a vedere, cioè è bello vedere anche una squadra che esprime un qualche cosa, vabbè, poi vincere o puoi perdere. Qui parla il tecnico Ugolotti, non l'ex calciatore. Se un allenatore accetta determinati acquisti, determinate scelte, determinati proclami, cioè lui è andato in televisione l'anno scorso dicendo che dopo la partita con la Juventus che avrebbe vinto lo scudetto. Dopo te ne devi assumere le responsabilità nei confronti di una tifoseria. È vero che la Juventus era irraggiungibile, però quest'anno onestamente dopo due anni quest'anno è appena cominciato, Guido. Ho capito, ma i punti sono già 7 di distacco. C'è una statistica. Non la Juve però, No, la Juve è partita male anche essa, quindi... allora che devo fare? Devono cacciare Allegri. Cioè, a Torino ora cacciano Allegri perché... Ma poi, secondo me, è una difesa alla classe degli allenatori ora questa. Non si può fare che dopo tre partite l'allenatore è messo in discussione. Non mi sembra serio, questo è il problema. Allora Giorgio, chissà quante volte avrà intervistato, è capitato di intervistare Cordova, no, all'epoca... Purtroppo per lui, ovviamente. Purtroppo per te, Giorgio Martini. Allora, Giorgio. Mio carissimo amico, Giorgio. Ecco. Ciao, Franchi, allora. Ciao. Ma sai, ripeto, io credo che in tutti i discorsi che abbiamo fatto noi ci sia della verità. Cioè nessuno di noi finora, in questa prima mezz'ora circa di trasmissione, ha detto delle... non sciocchezze, ha detto delle cose inesatte, nessuno, tutti quanti nei nostri interventi abbiamo portato una verità ed è questo secondo me l'aspetto più preoccupante, perché man mano, e io prima ti avevo portato proprio le tre tesi, proprio per essere provocatorio, no? Cioè diciamo discorsi che apparentemente sono diversi e che però hanno un fondamento di verità, e lì sta il problema, perché è vero, Ciccio dice i giocatori non sono all'altezza, certo, però questo che significa anche che la squadra, la società ha fatto delle scelte, che l'allenatore in qualche modo le ha avallate, oppure se non le ha avallate non ha saputo prenderne concretamente le distanze, perché altrimenti come noi potremmo giustificare il fatto che gli ultimi 8-10 giovani di grande prospettiva, fra l'altro pagati moltissimo anche per il semplice prestito oneroso, non sono mai stati utilizzati in questi due anni e mezzo, tre anni di cui stiamo parlando. L'equivoco di considerare evidentemente Castan in estate, Castan e Strootman utilizzabili quando invece per un motivo o per l'altro nessuno dei due lo è, con delle lacune enormi in difesa.
abbiamo visto una difesa con quattro destrorsi, con Torosidis che è il terzo terzino destro, ed è però due volte titolare come terzino sinistro. Detto questo, è un'aberrazione. Volevo dire agli spettatori che non è Ciccio Cordova, quello è Lidl. Quello è Giorgio Martino lo stesso. E quello è Giorgio Martino. Quello 1973-74, stagione 73-74. Quello era il primo Lidl. Franco, ci sei? Sì, Franco Gordo. Ci sono. Oh, ok, quindi l'analisi di Giorgio la stai seguendo? Si sente bene? Sì, da studio. Voglio dire, non è tutta colpa di Garcia. No, ma è che bravo, e questo è il problema. È colpa di, allora Garcia c'ha le sue colpe, i giocatori c'hanno le loro colpe, la società c'ha le sue, ed è questo il problema, che dovunque andiamo a vedere ci sono delle colpe, delle lacune, delle manchevolezze. Ed è quello che mi preoccupa di più, perché se fosse soltanto l'allenatore il colpevole, piglio l'allenatore, lo butto e rifaccio tutto quanto. Ho solo un giocatore, ho solo il portiere, cambio il portiere e chi se ne frega. E invece non è, ma ci sarà qualche nota positiva, però chiedo io, cioè tra tutte queste critiche. Certo, volevo chiederti una cosa, ma una squadra che batte 19 calci d'angolo, no? Tu dici alcuni è colpa dei calciatori perché l'avranno tirati male, una parte sarà così senz'altro. Ma è possibile che non c'è uno schema su questi calci d'angolo, non si prova uno schema in settimana? Cioè, com'è possibile questo? Tu hai visto tanti gol sui calci d'angolo per schemi? Eh sì, in Serie A, molte partite si decidono in Serie A sui calci piazzati, oggi. Ma io, insomma, questo mi sembra il pelo dell'uovo che uno va a cercare, Ecco, guarda, abbiamo le statistiche, non so se tu stai guardando la TV. Sto guardando, guardo. Oh, sono numeri impietosi questi, cioè, ma sono numeri che veramente da squadrone. Per esempio, io guardando, guardo che ci sono 24 tiri in porta della Roma. Esatto. Bisogna vedere. Che vuol dire che la Roma ha giocato la partita come andava fatta, l'attacco. Se poi Nainggolan sbaglia quel gol... Perfetto. Al centro dell'area di rigore. Non è colpa di Garcia, certo. Ma chi vuole dare la colpa a Garcia? No, se mano l'asse circa all'ultimo non è colpa di Garcia nemmeno quella, chiaro. Quello è un errore che può succedere, attenzione. Certo. Può succedere perché troppe volte è successo. Però voglio dire, in questo specchio qua che fate voi, quale colpa c'è a Garcia? I cross sbagliati di Iaco Falche? E che c'entra lui? O gli angoli che tirano in mezzo sperando che Zego la mette, te l'ha mai presa, e che colpa ce l'ha? Certo. Va bene, allora sono d'accordo sulla storia che di Giorgio che dice l'ultima domanda, poi mi lascio in pace. No, allora sì. Mi dovete spiegare se una squadra che deve vincere il campionato sta in questa situazione ambientale, non di come sta la Roma. Mi sembra un inferno, ma che è? Però, allora chiedo a Spinelli. Scusa, però siamo arrivati alla quinta giornata di campionato. Speriamo che la Roma si possa riprendere, perché francamente qualche partita di queste prime cinque hanno giocato anche abbastanza bene. Bisogna aspettare, avere fiducia, perché sono cinque partite ad arrivare poi a maggio. Ma lo stesso Roberto Mancini ieri, quando gli hanno detto, dice guarda, tu hai tutti questi punti davanti alla Roma, dice guarda che il campionato è appena iniziato. No, ho capito. Io ti dico un'altra cosa, che c'è una statistica che negli ultimi vent'anni le squadre che stavano minimo a 7 punti, nessuno ha vinto scudetto, solo una volta al Milan. Ti dico solo questo, per esempio. Mancini è chiaro, che deve dire? Alleatore dell'Inter. Allora, Vittorio Liguori, che era compagno di stanza di Ciccio Cordova. No, tanto magari ricordiamo qualcosa di Franco quando giocava. Questo straordinario numero 4, Liborio, per la felicità non solo di Claudio Fontanini, ma anche di tutti coloro che ci stanno seguendo, e sono tanti, lo posso assicurare. Beh, Ciccio è stato sempre un grosso trascinatore di tutta la squadra. Aveva solo un difetto, non sapeva tirare bene in porta. Sì, Solo quello lì, perché altrimenti sapeva fare tutto. Ce ne sono pochi giocatori tecnicamente forti come lui. E poi, del pallone. E poi era simpaticissimo. Teneva sulla squadra. Veramente. Faceva squadra. Hai sentito, Franco? Ed era quello che proprio diceva che in campo prendeva lui anche in mano la squadra.
questo è molto importante anche nell'architettura del gioco. Allora Franco, io invece ti chiedo qualcosa, ma veramente in 10 secondi su Liborio e su Luciano, perché con entrambi hai giocato insieme. Sì, come no, anche Luciano, loro erano ragazzini quando... Comunque due grosse carriere. Poi Spinosi ci ha lasciato subito perché è andato a Torino, l'abbiamo perso. Lo so, Cizio. Insieme a Landini e Capello, come no. E quando è tornato... Sì, Capello, e quando è tornato ha detto tu non c'eri più, però. E quando Luciano è tornato tu te ne eri andato alla Lazio, dove eri andato? Per la vicenda tu la sai bene, la mia vicenda poi della Roma. Devo ringraziare il mio presidente. È una battuta chiaramente, rifiutassi il Verona, no? Tanto per alleggerire un po' la tensione, sennò sembriamo... No, ma certo. Sennò qui sembriamo Trigoria. No, ma anche perché poi sai che c'è, Franco, l'abbiamo improntata sul tema Roma, no? La serata, perché è il principale tema di discussione, però noi parliamo anche di Lazio, parliamo insieme ad Antonio Maria Pietoso, parliamo di Juventus, parliamo di Milan, parliamo di Inter, parliamo di Serie A, anche di nazionale, e parliamo anche di nazionale, un paio di presenze mi sembra anche con la nazionale. Quindi Franco, questo per me è troppo vasto, guarda. Va bene, allora noi ti aspettiamo presto, va bene, è una promessa che ti strappiamo. Vengo a trovarvi e un abbraccio forte a tutti e ai miei amici che sono lì. Poi la prossima volta, magari già dalla prossima settimana, se ti riesci a liberare, sempre in base ai tuoi impegni, ci dirai anche, facciamo un po' le carte del campionato e ci dirai un po' le prime tre posizioni finali, perché poi noi rimandiamo le clip a fine anno. Un abbraccio, grazie, buona serata. Va bene. Ciao. Grazie Franco. Un saluto a tutti. Grazie a te, Ciccio Cordova. Ciao, ciao Luciano, ciao Giorgio, ciao. Allora, grazie a te Franco, a presto.